Potremmo ancora dire che la realtà, anche se Krauze lo lascia ampiamente a margine, la realtà effettuale della mondializzazione tende essa stessa a realizzare i desiderata di Krauze, perché effettivamente tende, se non a neutralizzare, come dicevo, gli stati sovrani nazionali, sicuramente a farne delle bambole più piccole. Ricordate l'esempio della lettera della BCE che ho più volte evocato. Gli stati nazionali, potremmo dire, vengono subordinati nel processo di mondializzazione al nuovo potere superiore, non reconnaissance, dell'economico sovranazionale, con annesso primato, possiamo dire che la globalizzazione è anche questo, è la fine del primato del politico ed è il nuovo primato dei consigli di amministrazione sui parlamenti, delle istituzioni bancarie sulle volontà nazionali popolari del Demos. Pensate a quando, non più di un anno fa, un importante esponente della nomenclatura dell'Unione Europea disse che i mercati avrebbero insegnato agli italiani come votare. Forse ricorderete questa espressione. È una curiosa espressione che però è rivelativa di questa tendenza, no? La volontà nazionale popolare del Demos viene scavalcata da istituzioni bancarie, Fondo Monetario Internazionale, Banca Mondiale, BCE, che appunto, in qualche modo, quando non neutralizzino tout court la nazione, il popolo, chiedono che essi si adeguino ai loro desiderata. Ecco, va da sé e mi pare autoevidente, vorrei dire, il fatto che da questa condizione non scaturisce con buona pace di Krauze e con buona pace di Habermas una democrazia planetaria potenziata rispetto all'esperienza degli stati sovrani nazionali. Tutto al contrario, scaturisce un nuovo scenario in cui con la potenza dello Stato viene progressivamente annichilito ogni spazio democratico. E in luogo dello spazio democratico annichilito prevale cosa? Il potere autocratico di un'elite finanziaria cosmopolitica che si nasconde dietro le scelte impersonali dei mercati speculativi e delle borse, dietro quelle società per azioni che sono scatole chiuse in cui non c'è mai un responsabile, quando si risale a comprendere chi sia il vero protagonista, il responsabile, sono scatole chiuse che non rimandano a nulla, garantiscono la permanente impunità di quelli che definivo ieri gli scassinatori degli stati nazionali tramite riforme col pilota automatico, società per azioni transnazionali e così via. Ecco, una tesi su cui insiste molto, e vorrei dire una tesi da manuale che si trova ripetuta quasi ossessivamente dai Western globalists, è la tesi secondo cui per giustificare la globalizzazione e la possibile democratizzazione a cui essa darà luogo, bisogna procedere delegittimando lo Stato sovrano nazionale, ossia lo spazio in cui la democrazia è esistita nella modernità. Per farlo, ovviamente, questi autori sempre si richiamano alle esperienze patologiche degli Stati sovrani nazionali. I dest ai nazionalismi autoritari, ai totalitarismi a base nazionale novecentesca, che intendiamoci sono sicuramente forme dello Stato sovrano nazionale, io le definirei forme patologiche e derive dell'idea di Stato sovrano nazionale, ma che l'errore di questi teorici, dal mio punto di vista, porta ad assumere come forma esclusiva dello Stato sovrano nazionale, come se lo Stato sovrano nazionale qua talis fosse intrinsecamente lo Stato hitleriano del primo Novecento o fosse la realtà totalitaria staliniana del socialismo in un solo paese. Intendiamoci, è stato anche questo, ma l'erramento di questi teorici sta nel fatto che assumono questo come essenza dello Stato, obliando integralmente il fatto che lo Stato sovrano nazionale, oltre a non essere stato solo questo, è stato anche il luogo, dicevo, delle democrazie, delle conquiste salariali e welfaristiche delle classi più deboli ed è abbastanza semplice in fondo dimostrare che la tendenza fondamentale della mondializzazione è quella di destrutturare gli Stati sovrani nazionali non tanto per prevenire i nazionalismi imperialistici autoritari, ma semmai per dissolvere le democrazie nazionali, i diritti sociali e le conquiste welfaristiche. Prova ne è, oltretutto, e tornerò tra breve su questo tema, che con la mondializzazione sicuramente si contraggono gli spazi delle democrazie e dei diritti sociali, proprio
proprio come sicuramente non sparisce l'imperialismo, che anzi tende a dilagare e in nuove forme, si intende, sulle quali torneremo. Ecco, Crouch insiste molto su questo aspetto. Gli stati sovrani nazionali sfocerebbero, a suo dire, nella necessaria rinascenza dei nazionalismi, nel conseguente conflitto fra gli stati stessi, e appunto dovrebbero essere evitati più di ogni altra cosa. C'è un passaggio sintomatico del testo di Crouch dove appunto uno può domandarsi: ma qualora si abbandonasse la mondializzazione, qualora